Ciao, in questo video parliamo delle tanto temute vampate di calore, un disturbo di cui soffre almeno il 75% delle donne che arriva appunto al periodo della menopausa. Le vampate sono sia invalidanti da un punto di vista psicologico, ma anche dannose da un altro punto di vista, ovvero da quello fisico. Infatti si correlano, oltre ai classici disturbi dell'umore, anche a problemi di insonnia o comunque di sonno non regolare, non adeguato durante la notte, ma tendono a creare anche problemi a livello cardiovascolare. Infatti possono favorire rialzi di pressione arteriosa e quindi sicuramente essere anche un po' più una minaccia dal punto di vista della salute cardiovascolare. Molte donne ne soffrono occasionalmente, altre purtroppo in maniera un po' più frequente. Non c'è una regola, soprattutto perché dal punto di vista scientifico non sono ancora ben del tutto noti i meccanismi che sono alla base di questo disturbo, quindi che causano, che sono responsabili direttamente dell'insorgenza delle vampate. Una delle poche certezze che abbiamo in ambito scientifico è che effettivamente tendono a soffrire di più di vampate, quindi sia come frequenza che come intensità del disturbo, le donne che hanno un eccesso di peso. Quindi chi è in sovrappeso e soprattutto quelle donne che hanno molto grasso nella regione addominale, ma anche grasso in profondità, magari non visibile ad occhio nudo, ma che è infiltrato all'interno della muscolatura e anche dentro ad organi come fegato, pancreas, eccetera, ecco, queste sono donne che sicuramente hanno una maggiore propensione allo sviluppo di vampate di calore o che magari ne sviluppano, ma comunque con un'intensità e una frequenza decisamente più alta rispetto a chi magari è normopeso o comunque riesce a mantenere un peso abbastanza controllato. Quindi, che cosa possiamo fare anche dal punto di vista alimentare, dello stile di vita in generale, per prevenire o ridurre il più possibile l'impatto di questi disagi nella nostra vita quotidiana? Il primo consiglio che posso darti è quello di diminuire notevolmente l'assunzione di tutti quei cibi e sostanze che hanno un effetto vasodilatatore, quindi che aumentano l'afflusso di sangue. Questo semplicemente perché possono aumentare intensità e frequenza delle vampate. Ti ricordo ad esempio caffeina, tutti i cibi che possono contenere caffeina, o comunque anche le bevande energizzanti, gli energy drink tradizionali che magari ogni tanto prendiamo, ecco, questi hanno un effetto vasodilatatore importante, ma anche gli alcolici in generale e la nicotina, quindi ad esempio il fumo sicuramente non è amico di chi purtroppo vuole cercare di prevenire o gestire al meglio il problema delle vampate. Attenzione anche alle spezie piccanti, peperoncino e pepe per esempio, non è che devono per forza essere eliminati assolutamente, ma vanno usati con moderazione, perché hanno questo effetto vasodilatatore che quindi può favorire la comparsa o l'intensificarsi nel tempo del disturbo delle vampate. Via libera invece all'assunzione di tutti quei cibi che hanno un effetto opposto, ovvero che sono effettivamente vasocostrittori, come la cipolla, l'aglio, la frutta secca a guscio, alcuni tipi di tisana, come ad esempio quella al tiglio o al loto. Un altro consiglio che posso darti è quello di aumentarla, dove possibile, l'assunzione di cibi che sono ricchi di fitoestrogeni. I fitoestrogeni sono estrogeni che troviamo in alcuni alimenti di origine vegetale, quindi mimano l'azione degli estrogeni naturalmente presenti all'interno del nostro corpo e che sappiamo bene che purtroppo durante la menopausa crollano a picco. Infatti, una delle conseguenze primarie dal punto di vista ormonale che si verificano in menopausa è proprio il decadimento degli estrogeni ed è anche una delle le cause di insorgenza delle vampate di calore. Ti ricordo che possiamo trovare questi fitoestrogeni in alcuni cibi, come ad esempio i semi di lino, il trifoglio rosso e la soia. Per quanto concerne la soia, bisogna fare un attimo attenzione perché non è sicuramente un cibo adatto a tutte. Nello specifico, la genisteina della soia è una sostanza, ad esempio, che interagisce con molti farmaci, come il tamoxifene, per esempio, il farmaco che viene utilizzato nella gestione di alcuni tipi di tumore al seno ormonosensibile. Quindi, se hai avuto o sei in terapia, se hai avuto un cancro al seno e sei in terapia con il tamoxifene, ecco, sicuramente non è consigliabile prendere fitoestrogeni in generale, men che meno quelli derivati dalla soia. Attenzione anche se soffri di ipotiroidismo, sia autoimmune che non, la soia non è consigliata in queste condizioni. Se invece non hai nessuna di queste problematiche, via libera anche al consumo di soia, attenzione però anche alla qualità, alla provenienza della soia. Cerca di prendere prodotti a base soia non OGM, meglio se biologici e se si tratta di soia di provenienza italiana. Almeno siamo sicuri di abbattere anche tutta una quota di sostanze inquinanti e poco piacevoli, poco positive, ovviamente come effetto nei confronti della salute.
Terzo ed ultimo consiglio che posso darti per la gestione delle vampate è quello di affidarti spesso anche dei rimedi fitoterapici molto comuni che trovi in tantissimi integratori e non solo. Alcuni fitoterapici sono molto noti, altri magari un po' meno. Te ne cito tre che sono quelli più diffusi, che sono la rhodiola rosea, cimici fuga racemosa e il trifoglio rosso. Quindi fare spesso uso di integratori, tisane a base di ciascuna di queste tre piante che ti ho appena citato, effettivamente può essere un valido aiuto per ridurre frequenza, durata, intensità delle vampate di calore. Ti ricordo comunque che le vampate sono anche molto spesso legate a uno stato di infiammazione generalizzato che dipende da forti stati di stress prolungati nel tempo. Cosa voglio dire? Quando purtroppo siamo preda di forti stati di stress che durano per mesi, se non anni, purtroppo nel corso del tempo il metabolismo resiste, ma poi va un po' in tilt. Ansia, preoccupazioni, alimentazione sbagliata, stile di vita sedentario o attività fisica non adeguata, terapie, farmaci e quant'altro, moltiplicati per mesi, addirittura anni, possono favorire la comparsa di squilibri ormonali e metabolici che poi nel tempo sfociano in uno stato di infiammazione di basso grado ma generalizzato. L'infiammazione non è una malattia, è semplicemente la risposta naturale del nostro organismo a come noi per anni lo abbiamo trattato. Se lo tratti, tra virgolette, male, quindi se purtroppo il corpo è vittima di stress psicofisici a lungo negli anni, nel tempo reagisce in questo modo, con l'insorgenza di uno stato infiammatorio di basso grado generalizzato, che purtroppo è anche responsabile di molti cambiamenti nel tuo organismo, principalmente sintomi che vanno dalla stanchezza generale, dolori diffusi, alterazioni dell'umore, disturbi digestivi, disturbi intestinali o disturbi del sonno e molto altro ancora. Ma non solo, l'infiammazione porta a notevoli cambiamenti anche in termini di composizione corporea. È responsabile infatti di una perdita di tessuto muscolare scheletrico che già di suo si verifica nella donna in menopausa con l'avanzare soprattutto dell'età, in particolar modo dopo i 65 anni. Ma questa perdita di tessuto muscoloscheletrico è a maggior ragione incentivata dalla presenza di uno stato di infiammazione di basso grado e cronico, costante, continuativo. Porta anche all'aumento di ritenzione idrica e favorisce il rallentamento del metabolismo con conseguente aumento del grasso corporeo, tessuto adiposo, specie quello localizzato nel girovita, nell'addome e anche dentro muscoli ed organi che, come ti citavo appunto all'inizio del video, tende a favorire sempre di più la comparsa delle vampate di calore, ok? Quindi è importante anche adottare uno stile di vita sempre per cercare di gestire anche questa condizione infiammatoria, oltre che tutti i sintomi poi correlati allo stato infiammatorio. Al riguardo, non dimenticare di dare uno sguardo ai link che trovi nella descrizione del video, perché lì vieni proprio instradata, vieni rimandata ad altri contenuti gratuiti che trovi sul mio canale YouTube e non solo per la gestione di questo discorso legato all'infiammazione e non solo, anche tutti i sintomi correlati. Bene, per questo video è tutto, ti rimando al prossimo video.